neanche la disinvoltura con la quale copre partita. Questo è, attenzione, abbiamo visto la partenza sprint di Buntu. 1-2 di Leonard a segno, poi lega il pugile italiano nato a Freetown in Sierra Leone. Deve stare molto attento Buntu. Peraltro il cammino verso traguardi importanti, lo dico sempre, passa attraverso anche questo tipo di incontri. Pugile esperto di grande esperienza Jerez. ...44 incontri per lui contro i 21 di Buntu, più della metà. Attenzione sinistro di Jerez, e quando incrocia le braccia un po' più lunghe il pugile argentino, è leggermente più alto del nostro atleta, quale ha una compattezza muscolare maggiore, un pochino più longilineo l'argentino. Attenzione a questi colpi dritti, è un falso mancino Jerez, intanto cambia. Intervento di Quartarone. Ha un taglietto Buntu? Ha un taglietto? Impegno all'angolo soprattutto per tranquillizzare Buntu. Beh, in effetti è un taglietto ben oltre il sopracciglio, all'altezza della fronte. Nessun problema ovviamente per Buntu, se non preoccupazione che può venire invece dal valore di questo argentino. Braccia lunghe, colpi veloci, non era un incontro facile. A vuoto il destro ma non il sinistro di Jerez. Tenta di cambiare guardia, ma fino a questo momento Jerez sta anticipando costantemente i colpi di Buntu. I 4.000 presenti, 3-4.000 persone, forse 4 mi dicono, tentano di incitare il pugile fiorentino, che proprio in questo impianto ha ottenuto alcune delle sue migliori vittorie. E questa sera è difficile, destro, attenzione, destro poi ai fianchi di Buntu, insiste nella sua azione Jerez, a vuoto con il destro, poi sul guantone di Buntu, l'altro destro, il sinistro di Buntu segno. Fa fatica a trovare la dinamica e la tempistica giusta dei suoi colpi Buntu, che viene costantemente anticipato dall'avversario, che adesso è riuscito a portare un colpo Buntu, però non ha potuto impedire il sinistro di rientro da parte di Jerez. Gli argentini sono sempre dei pessimi clienti. Buona serie da parte di Buntu. Tra l'altro, nonostante i 44 incontri, questo è il 45esimo di Jerez, una gomitata, taglio all'occhio destro, accidente al capo. Taglio occidentale, lamenta una gomitata Jerez, e ora Solecchia, ho visto ora viene portato all'angolo da Quartarone, taglio incidentale ha detto l'arbitro. Medico, ma accidentale, medico, yes. Che chiamare il medico, dottor. Sì, sì, sì. Viene chiamato il medico? Sì. No problem.
Andiamo avanti. Può andare avanti l'arbitro, sentiamo l'arbitro a parlare col medico, non è nulla. Ok. Si può andare avanti. Box. È stato molto chiaro Quartarone, taglio non intenzionale, si scatena, attenzione Jerez. Box. Direi che il taglio è più doloroso forse, se questa aggressività, questa aggressività esagerata di Jerez, una reazione nervosa evidentemente semi-isterica dal punto di vista agonistico è ovvio, al taglio che lui imputa ad una gomitata di Bundu. 1-2 a segno di Bundu, seconda ripresa difficilissima che Bundu sancisce esterno alla parte occipitale. Riprende il combattimento, terza ripresa, subito Jerez a tavoletta per cercare di sovvertire il combattimento e anche per scongiurare il pericolo di un allargamento, di un peggioramento soprattutto della ferita, perché qua non c'è stata testata intenzionale o meno, non intenzionale peraltro, ma è un taglio vero e proprio. Normalmente quello che accade negli incontri, per cui un eventuale stop non vedrebbe il pari tecnico prima della quinta ripresa, bensì vedrebbe la vittoria di Leonard Bundu. 1-2 di Jerez, cambia spesso guardia Bundu. L'avevo detto in una presentazione, brutto cliente questo Jerez, e lo sta dimostrando completamente sul quadrato. Questa volta è riuscito a anticipare Bundu, anticipare l'attacco dell'avversario. Attenzione. Intanto Bundu con un segno del capo dall'arbitro, non tenere bassa la testa dell'avversario con il braccio. Un po' calmato i combattimenti, i due pugili sembrano intenzionati a cercare maggiormente una linea di combattimento più limpida, più lineare. Scambio dal quale Bundu esce con un buon bottino, destro sul guantone sinistro da parte di Jerez, guantone sinistro di Bundu, che poi ha una guardia, Jerez, falsamente aperta, perché tiene i guantoni in questa posizione che inizialmente è aperta, poi sugli attacchi dell'avversario si chiude ermeticamente. 1-2 di Bundu, molto veloce, il destro poi di Jerez, ancora la testata, si lamenta di una testata. Quartarone controlla, fa continuare, ma se c'è stata è assolutamente non intenzionale tra i due. Si lamenta però Jerez, tanto sangue, attenzione, termina anche stata. In effetti c'è stata, anche se assolutamente non volontaria, perché i due sono stati in collisione pressoché contemporaneamente, ma certamente il lamentarsi di Jerez ha comunque un fondamento. Quarta ripresa intanto, il destro di Jerez, ancora 1-2 di Bundu, un rivoletto di sangue. Box. Continua a scendere dalla ferita di Jerez. La mano derecha arriva, Jerez, che dove sta cortato. La mano derecha arriva. Eso è evitato a tirare il destro Jerez dall'angolo, effettivamente. La mano derecha arriva.
ancora il destro di Eresi, tutta bloccata, poi Mudo reagisce. In effetti l'argentino ha un maestro giovanissimo all'angolo, ma che dimostra di conoscere il pugilato. Io sto sentendo i suggerimenti, dimostra di conoscere il pugilato veramente come un navigatissimo lupo di ring. A 1-2, ancora lo scambio dal quale Mundo esce bene. La solidità del nostro pugile ha avuto la meglio in questa fase, nella quale vi sono stati due scambi. L'ultimo è stato a favore di Mundo, con Jerez impossibilitato a restituire, diciamo così, i colpi ricevuti dal pugile italiano, che continua in questo suo tourbillon di cambio di guardia. E nella fattispecie Mundo è abituato a fare questo, perché a volte i cambi di guardia sono quasi controproducenti per chi li opera, se non sono supportati da un'abitudine, da una preparazione tecnica più precisa. Intervento di Quartarone, ancora 1-2 di Mundo, invitato a non tenere testa bassa Jerez. Invitato dall'angolo a muovere il jab. Jerez in effetti ha le braccia un po' più lunghe di quanto non le abbia Mundo. Siamo nella fase conclusiva della quarta ripresa, una ripresa per Mundo che deve incassare un sinistro abbastanza pesante da parte di Jerez. E temo la quarta ripresa. Più mobile purtroppo, più mobile, rientra serie veloce. Abbiamo sentito i suggerimenti all'angolo per Mundo e siamo alla quinta ripresa. Da questo momento un incontro abbastanza equilibrato, una superiorità da parte di Mundo che si è evidenziata nella terza ripresa soprattutto. Vagamente nella quarta. Ora buona l'azione di Leonard Mundo in questo inizio di quinta ripresa. Il sinistro di Jerez. Fase di studio da parte di Bondo, che sta cercando il pertugio migliore. Tanto movimento da parte di Bundo anche del tronco per cercare di scardinare la guardia dell'avversario. Intervento di Quartarone. Richiamo anche a Mundo da parte di Quartarone, richiamo molto energico, perché in quel modo lì il destro e il sinistro da parte di Jerez segno, e sono stati due colpi abbastanza incisivi da parte del pugile argentino, e di nuovo Quartarone va a controllare il taglio. Arriva il dottor Truppa. Sei ok? It's ok? Un rapido controllo anche verbale da parte dell'arbitro Quartarone con Jerez. Gli ha chiesto se era a posto, figuriamoci se un argentino dice di non essere a posto. La caratteristica argentina è proprio quella della combattività della resistenza. Serie di Mundo. Indubbiamente la ferita dei problemi li sta procurando, e c'è lo stop. C'è lo stop al combattimento da parte dell'arbitro Quartarone. Cartellini. Sì.
Tu pensi, cosa? Tu dois faire la... C'è Toupin, l'arbitro francese omette di consegnare il punteggio di questa ripresa. Si andrà ai cartellini. Ferita accidentale. Sì, certamente. Adesso, in quanto interruzione per ferita provocata da colpo accidentale, andremo alla lettura dei cartellini. Dei giudici sino a questo momento. A mio avviso ci sono due punti per Bondu. Le guanto, le glove. Perché in questa quinta è nettamente per Bondu. La precedente anche. La prima, nonostante l'avvio veemente, no. Ah, a mio avviso ci sono due punti. Forse tre. Per Bondu perché questo perché in effetti non si possono dare incontri riprese pari. Aspettiamo comunque la lettura dei cartellini dei giudici stilati da Pierluigi Poppi, Philippe Verbeek e Jean-François Toupin. Attendiamo la compilazione. Peccato perché è chiaro che quel colpo iniziale ha un po' frenato tutta l'attività di Jerez. Il supervisor WBA Gualtiero Becchetti. E pensare che era uscito Bondu. Era uscito da prima ripresa con leggero taglio. Ricordo, fra poco vi sarà il titolo italiano dei pesi gallo, cintura vacante tra Rodrigo Bracco e Pio Antonio Nettuno. Un incontro che si preannuncia anche questo. È estremamente interessante fra due pugili che hanno nella combattività la loro arma migliore, Rodrigo Bracco, italo-cileno, giovanissimo invece, Pio Antonio Nettuno, pugliese. E siamo ai cartellini. Giudice Toupin, Francia. Toupin. 49 a 46. Tre punti. Giudice Verbeek, Belgio. Verbeek. 50 a 45. Sono troppi. 5 punti. Giudice Poppi, Italia. 49 a 46, più logico. Vince la vittoria il nuovo campione inter per Leonard Bondu, suppongo. Ed ecco la formazione ufficiale. Entusiasta il maestro di Bondu.